Stiamo sempre affrontando lo stesso argomento, cioè le selezioni, ossia i rombi. Quando ci poniamo una domanda rispondiamo vero o falso. Abbiamo visto, per esempio, con questo esercizio della calcolatrice, che quando ci sono molte condizioni, una dentro l'altra, non è proprio così agevole, no? Scrivere il diagramma di flusso. Ma a parte il diagramma di flusso, anche proprio il codice, che è questo qua, insomma, è un po', non dico complicato, ma non così agevole, perché bisogna fare tutti questi if, else, tutti uno dentro all'altro. A volte ci si può anche perdere. Intanto vi faccio subito vedere un altro modo di scrivere questo codice. Che non c'entra ancora niente con lo switch, ma che potrebbe essere un pochino più semplice da scrivere. Allora, per poter inserire all'interno dello stesso progetto un altro file con lo stesso nome, lo vado a mettere in un altro package. Quindi invece di cambiare il nome del file e usare un nome tipo calcolatrice 2, che è bruttissimo, creo piuttosto un'altra cartella, cioè un altro package. Quindi new package, qui sì che devo mettere un nome diverso. Poi cosa faccio? Copio questo file calcolatrice con il tasto destro del mouse, copy. Poi mi posiziono sul package che ho appena creato e vado a cliccare su Paste, che è l'incolla. Ora, dentro al package nuovo, ho lo stesso codice, così posso fare le modifiche. Vedete, è cambiato il package, non è più Cinzia BB, ma Cinzia BB2. Lascio tutto inalterato, ma scrivo diversamente questi if. Spero di non crearvi confusione. Allora, if operazione uguale 1, vi ricordate era l'addizione, quindi facevamo il calcolo, la somma di numero 1 e numero 2. Altrimenti, poi sono andata a scrivere l'if sotto. In realtà, l'if lo posso mettere vicino all'else, else if. Quindi tolgo via questo. Quindi rimango sempre allineata sotto l'if, questo qua è il primo che c'era, scrivo l'else e poi l'if. Allora, else, if, operazione 3. Ecco, allora facciamo un confronto tra il codice scritto così e quello precedente. Vado ad aprirlo. Quindi, questo è quello appena scritto, guardiamo solo la parte centrale. Questo qua, quello appena scritto. Vedete? Non ho cambiato nulla, le istruzioni sono sempre le stesse, solo che ho messo else if attaccati. Si riduce un pochino il codice ed è anche più leggibile rispetto invece a questo, dove ogni volta o else, poi vado a capo if, else aperta graffa if, cioè è la stessa identica cosa, solo che ci sono molti più parentesi da aprire e chiudere e il codice è molto più rientrante a destra. Quindi non cambia nulla, eh? Quindi vanno bene sia uno che l'altro, ma volevo farvi vedere che c'è la possibilità, quando ci sono tanti if else così annidati, di scrivere vicino all'else subito l'if e mantenerli allineati sulla stessa colonna. Potrebbe per qualcuno essere più semplice. A parte questo, andiamo adesso a vedere questo switch. Dunque, se abbiamo una situazione particolare in cui facciamo un controllo solo su una variabile, guardate qua. Il controllo è sempre
su una variabile, la variabile operazione. Tutti i rombi hanno all'interno, a parte questo qua, dove c'è il numero 2 diverso da 0, tutti gli altri rombi hanno sempre, coinvolgono sempre la stessa variabile e quindi sono sempre, contengono sempre condizioni sulla stessa variabile. Qua ci chiediamo se operazione uguale 1, qua ci chiediamo se operazione uguale 2, se operazione uguale 3, se operazione uguale 4. In casi come questi, e solo in casi come questi, quando quindi ci sono tanti if sulla stessa variabile, possiamo utilizzare lo statement switch, che è fatto così, ha questa sintassi, la parola chiave switch e poi tra parentesi tonde la variabile su cui facciamo il confronto, che in questo esempio è operazione, quindi switch operazione. Poi, tra una coppia di parentesi graffe scriviamo tutte le varie possibilità che vengono detti case, sono i vari casi. Allora, c'è il caso valore 1, che nel nostro esempio è case 1. Quindi se il valore è 1, basta proprio solo scrivere così, case 1, due punti. Seguono le istruzioni da eseguire, quindi segue in questo caso l'addizione. Poi scriviamo il secondo case, operazione 2, quindi case 2, e seguono le istruzioni da eseguire quando la variabile presente qua dentro vale 2 e così via. Alla fine si può, se è necessario, aggiungere un caso di default, che è quello che viene eseguito quando nessuno dei casi precedenti è verificato. Quindi quando si arriva alla fine, c'è il default che può essere eseguito. Bisogna fare attenzione con lo switch. Lo switch è un'istruzione un po' particolare. Può funzionare in questo caso solo ad un patto, che dopo ogni sequenza di istruzioni da eseguire in un caso, in un case, si metta break. Che cosa fa break? Break è un'istruzione particolare che interrompe l'esecuzione dello switch e ci fa andare al fondo per continuare poi con le istruzioni che seguono. Allora, perché questo? Perché lo switch è un po' particolare, è stato realizzato in modo tale che se noi non mettiamo questo break, appena entriamo dentro un case, eseguiamo il case e poi anche tutto quello che c'è sotto. Vediamolo in questo diagramma. Qua abbiamo, oltretutto questo è il modo in cui si rappresenta normalmente il case. Invece di fare l'if come l'abbiamo fatto fino adesso, con il ramo vero e il ramo falso che escono lateralmente, c'è il ramo falso che va in giù alla condizione successiva, al caso successivo, il ramo vero che invece esce di qua e prosegue. Questo è il vero case e perché adesso ve lo spiego. Entriamo, supponiamo che questa variabile abbia come valore 2. Anzi, abbia valore 1. Cosa succede? Succede che entriamo dentro questo switch case e eseguiamo questa istruzione, ma eseguiamo anche tutte le altre. Guardate il diagramma. Entriamo qua dentro, questa condizione supponiamo sia vera, quindi andiamo a seguire questo percorso che ci permette di, anzi ci obbliga ad eseguire l'istruzione 1, poi scendo l'istruzione 2, 3, 4 e anche l'istruzione di default. Supponiamo invece che il valore sia 2, valore 2. Entriamo qui, la prima condizione è falsa. Allora si prosegue sul ramo falso, però la seconda condizione è vera ed ecco che si esce e si vanno ad eseguire sia le istruzioni presenti nel case vero, che sono l'istruzione 2 e l'istruzione 3, sia l'istruzione dei case successivi, cioè l'istruzione 4 e l'istruzione di default. Quindi, senza il break, il funzionamento dello switch è il seguente. E voi potreste dire, ma a cosa serve una cosa del genere? E beh, vi farò poi vedere un esempio, ma più avanti, dove questa funzionalità è molto molto utile. Se invece vogliamo usare lo switch
in un caso dove abbiamo degli if annidati, che è diverso quindi dal precedente, dobbiamo usare i break. Quindi qua entriamo, supponiamo, con la variabile che ha valore 2, la prima condizione è falsa, andiamo ad eseguire, a contestare la condizione dentro questo rombo, è vera, eseguiamo istruzione 2, istruzione 3 e poi usciamo, non facciamo nient'altro. Ok? Per il momento ci concentriamo su questo funzionamento. Questo funzionamento, lo ribadisco, richiede che alla fine di ogni case si inserisca un'istruzione break. L'istruzione di default può esserci o anche no, perché come vedete si trova su un ramo false e sapete che sul ramo false può anche non esserci alcuna istruzione, quindi si può anche non mettere se non c'è. Questo è l'inizio dello switch. Poi aperta una graffa, invio, e qui questa parentesi graffa chiusa rappresenta l'end dello switch. Case, qual è il primo valore? 1, lo vediamo qua, operazione uguale 1, quindi case 1, due punti, e vado a capo. Se il valore di operazione è 1, andiamo ad eseguire questa operazione. Poi, qua è già esaurita l'operazione, però devo aggiungere l'istruzione break. E vado avanti con il case 2. E poi scrivo l'operazione da svolgere se l'operazione, cioè la variabile operazione, ha valore 2. Poi abbiamo ancora il caso 4, quando operazione è uguale a 4, quindi case 4. Attenzione, i case 1, 2, 3, 4 non è che sono numerazioni a caso, sono proprio i valori della variabile operazione. Quindi vuol dire se operazione è uguale a 4, allora, e qua abbiamo invece un if, qua non possiamo scrivere un case, questa non è una condizione sulla variabile operazione, quindi devo proprio scrivere l'if, if numero 2 è diverso da 0, allora, qui apro una parentesi graffa, la chiudo subito e scrivo quello che c'è nel ramo vero di questo if, quindi il risultato uguale numero 1 diviso numero 2. Fratto numero 2, punto e virgola. Ah, non c'è bisogno di mettere il break. Qui, vediamo dopo dove va messo. Qui sicuramente no, perché dobbiamo andare a scrivere la parte else. Else. Apro le graph, la graffa e la chiudo. Quindi andiamo ad aggiungere questa parte qua. Vedete, output errore, non puoi dividere per 0. Quindi, system.out. Punto print ln errore, non puoi dividere per 0, e poi errore uguale true, quindi devo ancora aggiungere qua l'istruzione di assegnazione errore uguale true, punto e virgola. Vedete che questa è l'ultima condizione case. Abbiamo praticamente chiuso il caso 4. Quindi qua dentro scriviamo sempre ciò che c'è nel ramo vero in corrispondenza del caso. E si chiude proprio lo switch. Se non fosse che c'è questo, ci sono queste istruzioni sul ramo falso, dove le mettiamo? Queste sono le istruzioni del default, due punti, e allineo sotto il case. Default, vado a scrivere che cosa succede se nessuno di questi case è verificato. Finisce lo switch, se c'è qualcosa qua sotto lo dobbiamo scrivere, infatti c'è qualcosa, che però è fuori dallo switch, perché lo switch si chiude qui dove c'è questa manina. Quindi devo andare a vedere se l'errore è false
Allora, stampo il risultato. If errore uguale a false, allora system.out.println risultato uguale risultato. Però volevo farvi vedere un'altra cosa. Vedete che qui all'inizio di questo codice c'è questa system.out.println con la quale si chiede all'utente di inserire 1 per l'addizione, 2 per la, eccetera. E non è che sia proprio tutta sta meraviglia, no? Si può costruire un menu di opzioni più bello? Sì. Questa dispensa vi mostra come costruire delle finestre di dialogo. Le finestre di dialogo noi le abbiamo già utilizzate. Abbiamo usato esattamente la finestra JOptionPane.showMessageDialog, no? Per l'output. Qua ci sono altre varianti, ma adesso non voglio concentrarmi su questo. E poi abbiamo utilizzato la input dialog, quella che permette di inserire un dato, JOptionPane.showInputDialog. Ora vorrei farvi vedere una variante di questa showInputDialog, che è questa. Questa finestra permette di specificare alcune opzioni e sarebbe l'ideale nel nostro caso, perché potremmo andare a scrivere addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, per far scegliere all'utente le operazioni da svolgere. Ok? Cosa bisogna fare per creare questa finestra? Ma semplicemente copiare questo codice e poi personalizzarlo. Guardiamo intanto come è fatto. Allora, le cose in blu. Scegli una voce dall'elenco dove si trova qui. È il messaggio che deve comparire all'utente. Nel nostro caso gli chiederemo di scegliere una operazione dall'elenco. Poi, qua abbiamo il titolo della finestra, noi potremmo mettere calcolatrice invece di immissione input. Tutto il resto rimane uguale, mentre qui, invece di avere opzione 1, opzione 2, opzione 3, possiamo mettere le nostre operazioni, addizione, sottrazione, eccetera. Questa invece è la voce che compare per prima. Creo un terzo package, copio il codice appena realizzato e lo incollo qua dentro. Quindi posso copiare il codice della finestra al posto di questo, lascio un po' di spazio e poi metto al posto di questo system.out.println, scrivo, incollo quello che ho copiato. JOptionPane mi dà errore perché devo importarlo, quindi mi posiziono sulla parola e seleziono Import JOptionPane dal package javax.swing. Scegli una voce dall'elenco, invece io devo dire all'utente di scegli un'operazione. Poi, invece di immissione input, scrivo calcolatrice. Questo lo lascio inalterato e qua vado a scrivere le varie operazioni. E qua come prima voce farò comparire addizione. Adesso qua invece di usare str utilizzo operazione come variabile. Operazione. Questa volta sarà una stringa e non un intero. Quindi questo lo posso cancellare, però invece di cancellarlo lo commento un attimo, poi lo cancello dopo, così vedete la differenza. Allora, sì, qua mi dice che sto duplicando la variabile, in effetti ho dichiarato la variabile operazione come intero e non va bene. Quindi qua tolgo operazione, qua non può andare bene, perché non può andare bene? Perché questa operazione deve essere una stringa, quindi la variazione che avevo fatto prima. Quindi devo trasformarla in stringa. String.
E per poterla trasformare in stringa, qua devo fare un cast, cioè devo convertire in stringa il risultato di questa operazione. La problematica è che nello switch posso avere un intero stringhe, e prima era un object che non è una stringa, quindi ho fatto una conversione di questa variabile, del risultato di questa finestra di dialogo da object a string, utilizzando il cast, quindi mettendo davanti a tutto questo codice string tra parentesi tonde. Questo fa sì che ciò che restituisce questa operazione, che è un object, venga convertito in stringa. È possibile? Sì, perché le stringhe sono un sottotipo di object. Questo ve lo spiegherò meglio quando faremo la programmazione oggetti. Adesso, invece di usare system.out.println, anche qui, visto che sto usando le finestre di dialogo, magari utilizzo le finestre, la JOption pane. Quindi, numero 1 uguale, non uso più console, ma vado a scrivere numero 1 un intero, quindi integer.parseInt, qui, JOption pane. Punto show input dialog, e qua uso la solita finestra, quella che abbiamo già visto più volte, inserisci primo numero. Punto e virgola. E faccio la stessa operazione però con numero 2. Numero 2. E qua inserisci il secondo numero. Cancello questo perché non mi serve più. E posso anche andare a cancellare l'importazione della classe scanner perché non mi serve più, anche se mi darà per un attimo errore perché devo andare a togliere questo. Sto solo togliendo tutto quello che non serve. Qui naturalmente non ho più dei valori interi, ma delle stringhe, quindi metterò invece di 1 addizione, sono le stringhe che ho utilizzato qua. Qui metterò moltiplicazione. Dunque, adesso qua vado a modificare queste istruzioni utilizzando le finestre di dialogo, JOption pane.show message dialog, e qua mettiamo un null davanti, virgola, il resto rimane uguale, e la stessa cosa la faccio qui per il default, e aggiungo l'argomento null, e ancora qui null, virgola. Ecco, console.close non mi serve più. Ok, ecco qua il mio codice. Adesso con un menu. Proviamo a vedere come funziona. Scegli un'operazione. Addizione. Ok, inserisci il primo numero, 10, il secondo numero, 2. Risultato 12. Se lo rieseguo posso scegliere un'operazione diversa, funziona esattamente come prima, divisione, posso inserire il primo numero, posso inserire il secondo numero, se 0 mi dà errore, altrimenti insomma se metto i numeri giusti mi dà il risultato. Vediamo cosa succede. Vedete qua non c'è più la possibilità di sbagliare. Cioè non mi posso sbagliare e scegliere qualcosa di diverso da addizione, moltiplicazione, sottrazione, divisione, ed ecco che quindi posso dare anche una risposta un pochettino più, guardate qua, vedete, ho aperto la console per terminare il programma. Posso dare una risposta alla domanda che mi è stata fatta prima, ma il default deve esistere sempre? In questo caso no. Perché? Perché non c'è la possibilità di sbagliarsi. E allora questa la posso proprio togliere. E a questo punto il programma è a posto. Siamo passati da una versione per il programmatore, quella che utilizza scanner, quindi la console, a una versione più friendly, più amichevole per l'utente.
Quindi è ovvio che se io uso le finestre di dialogo ho un'interfaccia un pochino migliore per l'utente finale, anche perché l'utente finale non può accedere alla console, perché dovrebbe aprire il programma in Eclipse, cosa che praticamente è impossibile, a meno che non sia un programmatore anche lui.